6 ore e 40, ma niente panico. Abbiamo fatto il change tattico. Niente panico per adesso. Magari fra 2 ore panico. Ma per adesso niente panico. Andiamo là davanti. A noi, dove c'è Erbuco. E dentro al buco c'è Rovely. Nel buco c'è Rovely. Sasuke ti sputa in un occhio, sappilo. Guarda! Un carretto con i fiorellini! È un negozio? Pomodorino di Irule. Minchia, 16 rupie. Costa quante frecce? Mortacci vostra. Mortacci vostra. Allora, Rovely. Rovely, signore. Rovely. Oh, là c'è una stella. Ci andremo? Assolutamente no. Mancato. Colpito. Colpito. Sembra che veniva sotto casa. È cosa buona e giusta cercare vendetta, ma a sorpresa, perché è più simpatica la vendetta a sorpresa. Se no, che vendetta è? Se uno se l'aspetta. Ah, Globini. Rovely, mi ritengo salva per ora. Poi indagherò. Poi indagherò. Allora, il baratro della piana di Irule. Senti, chiappa qualcosa di un po' più serio. Eh certo. Allora, questo è il baratro. Ma il punto mi sta dicendo buttati da sotto. Ma se fidamo e se buttamo. Ma Suppens. Hanno bannato l'account di Suppens. Però non ti so dire. Sai che ho fatto una cazzata. Hanno fatto una mappa in cielo e un'intera mappa sotterranea parallela alla mappa di Irule. Sono Link. Io sono Tannon del gruppo di ricerca Zonao. Rovely mi ha chiesto di portarti da lui non appena fosse arrivato. Purtroppo mi ha trascinato con sé con tanta fretta che sono rimasto a corto di semi luminosi. E così l'ho perso di vista. Avrei giurato che si stesse dirigendo verso quella luce laggiù, ma poi ha continuato a camminare in quella direzione. E ha proseguito sempre di più verso ovest, a quando mi è sembrato. Porca miseria, non si è perso solo Zelda, pure Rovely. Hai con te? Sì. Che sollievo. Come vedi non c'è molta luce perché i raggi del sole non arrivano fino a qua giù. Se vai in giro senza una fonte di luce potresti rischiare la vita. I semi luminosi si trovano facilmente nelle grotte e si illuminano se li colpisci. Usarli è molto facile. Per noi il gruppo di ricerca Zonao sono uno strumento vitale. Ne prendiamo uno in mano e lo lanciamo per farlo illuminare.
Oh. I più abili nel tiro con l'arco li attaccano alle frecce. Ah. Se hai intenzione di andare a esplorare il sottosuolo, assicurati di averne con te una bella quantità. Ma io non ho capito, cioè, se io lancio un seme e poi cambio zona, il seme rimane o si resetta? Perché se i semi si resettano, qua non illuminerai mai un cazzo di niente. Per dire. Muori a Vecna. Ci rimane solo lui, guarda. Vai, vai, che trovi al buio uno che sta streamando. Lucciola dell'ombra, che brutta. Mi fa parrurra. Radici di Tinis. Wash! Ah, si tocca, si toccheggia. Illumina. Abbiamo devastato l'ecosistema praticamente. Sono le torri del sottosuolo. Sì, ma sto rumore inquietante che fa cippi cippi cippiccia, cippi cippi cippiccia. Dai, che brutto, eh. Dai, è brutto. No, sì, infatti non servono così tanto quei semi luminosi fondamentalmente, almeno per ora. Hanno fatto le cose in grandissima. Ah, ma mi sa che è il braccino dietro che fa cicchi cicchi cicchi. Qui non arriva la luce dalla superficie, non riesco a vedere bene neanche con i miei occhiali. Cosa sono queste radici luminose? Non le conosco, ma funzionano. Very good! Ora che ci penso, mi sa che questo posto è giusto sotto il sacrario che è apparso di recente. Voglio solamente vedere le radici luminose a ovest. Allora io direi che... Oddio! Dei cavalli scheletrici! Senti, eh. Oh, sto cicchi 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 come mi metteva proprio tanta ansia. Io direi di fare radice radice, in realtà. Passare da una radice all'altra. Una strage, le ho catturate tutte. Ma vuoi leggere tutto cosa? Perché questo posto è pieno di miasma? Roveli, però potevi accendere la luce, eh? Cioè, nel senso. Però per ora mostrargli niente. Tra gli cattivi a quanto pare niente. Ma perché parlo? Io parlo. Sono potenziati perché c'è la runa rossa sangue. Ma che cazzo è? Madonna, che paura, regà.
Me so cacata sotto. Vuoi shottata da un sasso? Un boss cristallo. Ma cosa sarebbe un boss cristallo? Mister! Mica l'avevo visto che eri tu. Ma il coraggio! Ammiro, ammiro il coraggio! Olle! Molto brava! Ma aspettavo un'altra parolina prima di qualsiasi altra battuta, in realtà. Una parolina molto semplice. Porca troia, che botto! Sì, il Perry non mi è venuto. Sì, oh, lo so. Lo so, non mi è venuto. Corno di Grublin. Lo zonanio. È tipo quello di prima, ma diverso. Corno di Bobbling. Corno di Bobbling. Ah no, è quello di prima, non è quello di prima, ma diverso. È quello di prima. Vuoi sapere una cosa bella? E dimmi le cose belle, io sono sempre contenta di sapere cose belle. Sono meno contenta quando mi raccontate cose brutte, però che do fa? Ogni tanto mi tocca. Secondo voi ce la faccio arrivare? A quatta quatta? Zitta, zitta! La risposta è no, però va bene lo stesso. Ero qui fin dall'inizio. Secondo te chi era? Ah, davvero? E io che minchia ne so. Ma come faccio a immaginare? Ma secondo te immagino che sei deficiente fino a sto punto? Io penso di no, io penso di no. Azzalona! Grazie mille per il raidone! Grazie, grazie mille che ci raccontate di bello. Eravate anche voi su Zelda? Allora, acchiappo questa, va. Acciappo questa. Martello con roccia. No, aspetta. Potevo effettivamente prendere il martello con roccia. Potevo effettivamente prendere il martello. Ah, adesso sì. Adesso sì. Ah, mi sta piacendo. Mi sta piacendo, mi sta piacendo. Sono andata ovunque a parte dove volevo andare. Ma quello è normale. Quello penso sia la base di qualsiasi gioco open world. In realtà, non solo Zelda. Gioco open world. Dove sei? Aiuto! No, scusa, mi dispiace. Ma in realtà io ho semplicemente seguito la quest. Perché volevo fare le foto. Volevo lo scatta immagini e sono finita qui. Ortacci vostra. Io volevo solo fare il calendario di Link. Link d'inverno, Link d'estate, Link al mare, Link in montagna. Invece guarda il posto è merda. La miseria, la miseria. Comunque fuggite, fuggite, gli spoiler no, non me lo perdonerei mai, mai. Mai me lo perdonerei. Un fiore frastornante. Oh, un fiore frastornante. Dobbiamo provarlo. Vado a speedrunnare e tornerò. Buona serata. Grazie mille ancora per il ride. Ho fatto tanto tanto piacere in questa giornata terrificante. Nel senso meravigliosa perché, Zelda. Bellissimo, meraviglioso, meglio di quanto mi aspettassi, però le ore mi iniziano a spaventare molto, sono un attimo terrified, però mi ha fatto piacere. Aiuto, aiuto, aiuto. Gli altri che sono arrivati con il raid di Azzalona, come
Come sono messi? Come sono messi? Come sono messi? Hanno Zelda? Non hanno Zelda? Se non hanno Zelda, perché non avete Zelda? Siete già arrivati in questo posto brutto? Attaccano! Cosa sei? Oddio, ma è carino! Ma paciocchino! Porca troia, il paciocchino mi è zompato addosso. Un po' troppo vicino, il paciocchino un po' più lontano, grazie. L'ho iniziato per prendere i bauli nelle isole volanti. Potevi usare il teletrasporto? Cioè, perché riniziarlo? Teletrasporto e torni su. Oh, fuck. Oddio, ma lì c'è qualcosa che vola. Non mi piace qualcosa che vola. No. Io non voglio. Porca. Perché non l'ho shottato sto giro? Ah, mo sì. Certo. Quando te pare a te. Allora, vai. Va bene. Ok. Questa cosa però deve essere sistemata, eh. Voglio dire, bellissima quello che te. Io non c'entro niente, io ho fatto niente. O piatela con te stesso. Piatela con te stesso, fio mio. Cioè, nel senso. Charmi dal culo, charmi dal culo. Allora, spana. Riprendiamo queste cose. Riprendiamo il fiore. Non ti attacca, Link. Si attacca. Mi piace che qua sotto si droppa questo materiale che effettivamente non vorrei dire, ma. Zonanio grande. Non vorrei dire, ma serve. Serve. Io già ero molto preoccupata riguardo questo materiale, senti. C'è una roccetta, una roccina, un sassino. Sì. Vieni qua. Ah no, c'è questa che è già fatta. C'è questa che è già fatta. Torniamo qui e riprendiamo i materiali. E poi cerchiamo di non farci mangiare dagli esserini paciocchini, perché. Insomma, dai, mo. Erano paciocchini. Se mangiate i paciocchini, no, eh. Allora, zonaio. Ok, fatto. Fatto. Ah, si è spengiuto il fiore. Si è spengiuto il fiore. Come una volta scesi non si torna più là? Ma che dici? Ma che dici? A fumiceto. Ma che dici? Vabbè, ma magari non adesso, ma più tardi. Ci sono ma più avanti, ma ovviamente. Ma secondo voi, se io abbatto quest'albero, che succede? Niente, che poi che succede? Non dà legna. Incredibile, eh? Non è un albero. Sì, ma io volevo i cosini paciocchini di prima. Volevo la mia vendetta. Aspetta.
Spariti nel nulla. Ah, sono qua. So, Axolot. Ma. Potresti avere ragione. Che miseria, sbrigati a cambiare arco. Ah, vedi. C'hanno il cosino in testa. Devastati! Vendetta! E quello. Ah no, niente. È il drop di quello che avevo ucciso con l'arco prima. Però guardate che carino. Si trovano un sacco di questi fiori bomba. Il che vuol dire frecce bomba. Capito? Non si può toccare sto miasma. Che è un attimo che si attacca. Oh no, ma davvero di SmackDown. Buon SmackDown. Io c'ho da fa, io c'ho da fa. Ti pare che vada a vedere SmackDown? Il Tribal Chief! Lead of the Table! Considerando quanto manca, riaccende la Switch, Jenny, va? Ok. Allora. Fortuna che sono una cattona di merda. Fortuna che sono una cattona di merda. Me lo dico da sola. Perché prima quando stavamo nelle isole su mi sono presa tanti, ma tanti di quei cosetti luminosi. Me li sono tirati su tutti. Buongiorno, mi lasciate stare. Voglio solo arrivare là. Al buio, attentoni. Ok. Madonna! Ho asciottato sto cosino. Occhio di Cacuda. Cacuda che fa un po' cacare. Non me l'aspettavo un po' più forte. Invece mi ha imploso su se stesso. Sto saccheggiando gli slot iniziali. Vabbè, ognuno può fare quello che gli pare, eh. Cioè, nel senso, è un gioco prettamente esplorativo. Bisogna esplorare, bisogna fare, bisogna provare, bisogna tentare. Però, per quanto a me piaccia esplorare e fare brigare lettere a testamento, non riesco a stare troppo ferma in un'area, specialmente all'inizio del gioco, cioè io un minimo devo vedere. Esploro, ci metto un botto, eh. Però non sto proprio lì a fare il clear completo, perché sennò è un po' troppo. È un po' troppo. Allora, non credo a questo punto, vedendo la mappa così, non credo che sia come ho detto io, ovvero che ci sia la mappa speculare del sottosuolo come quello del cielo. Penso che siano tante piccole macro aree sotto i buchi. Ci siano delle piccole macro aree di sottosuolo. Avrebbe più senso. Avrebbe più senso. Guarda! Il re topo! Ah, c'è Rovelli comunque. Ho visto la statua, non ho visto Rovelli sotto. Wow! Questa specie di radice luminosa emana davvero un sacco di luce. Sembra quasi di essere di nuovo in superficie. Ma non è solo la luce, c'è anche qualcos'altro. È come se mi riempisse di energia vitale. Finally! Era ora che arrivassi. Ho una cosa da farti vedere. Ha due gambe e un braccio alzato sopra la testa. Non ti sembra uguale alla figura disegnata sul frammento di cui parlava Joshua? È arrivato il momento di usare la scatta immagini. Mi chiedo perché tu non l'abbia ancora usata. Che strano, la scatta immagini è una delle funzioni base della tavoletta di Bruna. Puoi darmela solo un secondo? Mi
Mi rende felice che ho la mia Epona anche in questo titolo di Zelda, che ho ottenuto su Breath of the Wild tramite Amiibo. Io non ho gli Amiibo! Non li ho mai usati, quindi non so neanche che cosa facciano gli Amiibo all'interno di Zelda Breath of the Wild. Sia la scatta immagine che il compendio sono bloccati. Lo vedi che c'era il compendio? Compendio. Dammi solo un minuto. Se ricordo bene, basta premere questo pulsante mentre tengo premuto lo stick. E poi toccare qui. Scatta immagini. Compendio! Adesso puoi usare la scatta immagini e anche il compendio. Forza, è scattare un'immagine della statua umanoide. È una buona occasione per provare. La scatta immagini. Testing è una delle mie parole preferite. Quando avrai finito, vieni a farmi vedere il risultato. Statua con braccio alzato. Bellina questa immagine. Sì, ma è un topo, raga. Com'è andata? Se hai immortalato la tua statua umanoide con la tua scatta immagine, allora sbrigati, mostramela. Mostragli tutto. Escigli tutto. Escigli tutto. Su Breath of the Wild danno degli oggetti in più dei guardiani. Il lupo lì. Che depona. Ritrovi come card su Amazon. Ah, Wonderful! Lo so, sbraffa le foto. Sei stato molto bravo, sono sicura che Joshua sarà soddisfatta. Prima la radice luminosa e poi la statua, chissà quante altre cose sì, c'erano in questo luogo. Sono sicuro che se concentrassimo qui le nostre energie, saremmo in grado di fare moltissime nuove scoperte. Ma prima di tutto torno indietro. Ci vediamo al forte di guardia. Non facciamo aspettare Joshua. Ma io voglio rimanere qua. Allora, la mia etica di giocatrice accanita di Open World mi dice: esplora ancora un po'. Poi vai da loro. Porca miseria, quanta gente! Miseria. Ah, ok, ho capito una cosa. Ok. Praticamente qua sotto se io perdo un cuore non lo posso rimarginare, mi viene bloccato. Carina questa cosa. Solo che sono ancora troppo debole, proprio il personaggino è debole per andare a fightare in lungo e largo. E qua sono pure potenziati. Tacci vostra. Però vedi, per esempio, di qua. Di qua finisce. Perché non c'è niente. Ma porco, invece no. Finisce, no? Manco per niente. Dai, mamma, che succede? Vuoi andare a nonna? Come glielo spiego a una bimba piccola che oggi non si va a nonna? E glielo spiego. Oh, e qua c'è un albero.
sia una radice. Devo sbloccare un po' di più la zona. Spero il viandante. Guarda, guarda quanti fiori bomba. Questi sono importanti, eh. Devo trovare Caston comunque. Non si può andare avanti così nella vita. Vedo una cippalippa. E oppela, visto? Il salto atletico di Link. Lui sì che è un grande guerriero. Warning Kaim. Eh? Kaim. Ma io che cazzo ne so. Sbloccala e basta. Ok. Eppure quest'area è fatta. No, non è vero. Non è... No, torno sulla prima ipotesi. Che c'è il sotto e il sopra. Porco. Timbro pruna. Lì c'è qualcosa di grosso. Anche lì. Non mi posso permettere un fight così. E quello cos'è? Beh, non l'ho capita. No. No. Ah, un sasso rock. Link è passione ingegnere. Fatina per il compendio. Ah, e mo senza bombe? Pensavo che le bombe me le dessero. La cattiveria. Thank you.
con Cassius. Ma letteralmente. Fight impossibili per adesso. Cioè, a meno che non ci spreco tutte le risorse che ho. Non mi pare il caso. Non mi pare il caso. No, è uno spreco di risorse immani. Magari un sasso rock normale pure. Ma qua sotto sono incazzati, sono tutti incazzati. Si possono prendere queste cose? C'era un coso dall'altra parte che diceva boom. Che miseria. C'era un coso all'accampamento che faceva che sono nervosi, sottoterra non prendono il 5G. Stando con la 56K. Ok, questa è un po' vecchia. È un po' per i vecchi. Scusami, se mi stai dicendo che io non ci posso tornare per adesso su, come faccio a fare quegli elementi che mi servivano? Che mi serviva la forgia, che andavano fusi, eccetera, eccetera. Non li fai adesso, li fai più tardi. Certo. Ottima risposta. Di che anno sei? 2007, ovviamente. Ho 12 anni. Davvero? Non è uno scherzo. La cattiveria di sto bubbling. Ci tua. Emmo. Niente, mo tocca solo tornare in superficie. Non posso recuperare più cuori. Bella come meccanica. Qua sotto è complicato. Sono 97. Mi sento boomer già a 25 anni. Vabbè, dai, mo 25 anni, non è vero. 97 ce n'hai 10, scusami. Siamo nel 2007. Siamo assolutamente nel 2007. Ne hai 10. Boomer dove? Non capisco. Non capisco. Allora, io litigo ancora un pochino con i comandi, eh. Abbiate pazienza. Ma se io faccio così... Faccio una cazzata. Va bene. Volevo provare. Bisogna tentare.
nella vita. Niente, non ci sta un cavolo qua che io posso prendere, rubare. Ok, c'è questa. Ormai conto più gli anni con cui siamo arrivati, la decina di migliaia, mi sono tolto 2 anni di pandemia. Ma l'anagrafe, cos'è l'anagrafe? Non conosco io questa cosa. Io so che io ho 12 anni e siamo nel 2007, tutto il resto non mi riguarda. Tutto il resto, guarda, non mi riguarda proprio. La gente è falsa e dice robe come siamo nel 2023. Ma che cazzo vuol dire 2023? Non esiste. Pazza la gente, è pazza. Oh, ma ci stanno sti cosi? Ste figure? Miseria. Rischiato, eh? Cos'è? Non sto capendo. Boh. Madonna che chat dei vecchi che siamo, porca miseria. Che brutta cosa. Che brutta cosa. Niente, facciamo recuperare un po' di stamina e poi vola vola. Vola vola. Io mi sento vecchio a 18. Quelli sono problemi tuoi, però. Allora, io vorrei uscire in realtà, perché a questo punto me la sto rischiando un po' troppo con un cuore, andare in giro con sto miasma. Magari mi tirano una freccia volante così, mi piano. Non si può fare. Quindi appropinquamose all'uscita. Che è da sta parte? Io mi fido. Io mi fido! Mi sono sentita vecchia quando a scuola di mia mamma un bimbo ha chiesto chi è Zorro. Alcune volte neanche io ad alzarmi dal letto. Resterei a letto tutto il giorno se fosse per me. Magari si potesse! E stare a letto tutto il giorno, tutti i giorni. Scuola Skyrim ha fallito qua. Scuola Skyrim ha fallito. Siamo di nuovo in una zona buia buia. Ma
Ma stai scherzando che mi hanno sentito? Stavano dall'altra parte della mappa? Ma è uno scherzo? Letteralmente stavano lontani chilometri. In genere i mostri non te vedono da 5 centimetri. Ma questi c'hanno il super udito, il super olfatto. Porca miseria, ma sono fuori fatto la strada. No, e qua c'è rimasto perché c'erano i fiori bomba. Allora, verso di qua. Ah, però mi hanno ridato 3 cuori. Non si può, Alex, non si può. Pure chiedi a Zelda come ha fatto. Un po' di sonno? No! No, va tutto bene. Vai Link, vai. Senza avere paura. Da questa parte. Che se io queste fiammelle le volevo pia. Se nessuno mi rompe le balle. Perché suppongo che devo farci qualcosa lì. Alla base, insomma. Alla base di Brunetta. Qua è tutto buio, però fiori non ne vedo. Anzi, radici. Vedo solo un sacco di gente a cavallo che rompe lì. Lì vedo un sacco di pu. Vedo un sacco di pu. Dio delle città e dell'immensità. Mi sa che quelli sono cavalli normali. Perché non mi hanno attaccato. E er poi immerso nel miasma. Stava a pensare, stava proprio a pensare. Non vedo il fiore. Non posso accendere la luce. Cose utili infrattate. Ah, eccolo laggiù. Ma forse è un po' lontano, ce ne dovrebbe stare un altro. Ah, quanto sarebbe stato bello se esistesse. Se un teletrasporto che ci fa teletrasportare nel passato. Sì, così nessuno va più avanti nel futuro. Tutti fanno il rewind ai primi 10 anni della loro vita. Al loop. Perché già dopo i 10 che vai alle medie è tutto diverso. Già alle medie c'hai le rotture di coglione. Invece alle elementari no. Oddio, non lo so, adesso magari sono cambiate le cose, eh. Allora, fermi. Gli abitanti del sottosuolo cosa? C'è una quest, io pensavo che la quest era di tornare su. Invece col cavolo. Non faresti un rewind, Sasuke. Ma buon per te, vuol dire che stai bene.
Cioè, noi siamo tanto tristi. Almeno io sono tanto triste. No. Da qui non si passa. Da qui non si passa, da lì non si passa, dove cazzo passo? Questa zona. Sono sempre queste statue che puntano, indicano. Pensavo fosse successo qualcosa. Era una fatina quella? O era una lucciola? No, è una lucciola. Mi sta distraendo il Pooh. Corri, corri, corri. Corri meglio. Per favore. Però sti fiori bomba sono interessanti. Sai quell'ammasso di robaccia? Ok. Ma sì, noi non curante del pericolo. Corbuio della notte. Ma il sasso rock che ci ingaggia. Ma noi continuiamo a correre per la nostra strada. Perché noi agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Link. Mi tocca accendere la luce. Porco, ma che scema, mi sono lanciata una bomba sui piedi. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso. Non ci posso credere. Qualcuno ha mai giocato Zelda Skyward Sword? No, io in realtà sono nuova della saga di Zelda. Ho giocato solo Breath of the Wild. Non ci ho mai avuto occasione di giocare gli altri capitoli. Però, chi lo sa, magari un giorno impazzisco e li recupero tutti. Perché sicuramente mi piacciono, io già lo so che mi piacciono. Io già lo so che mi piacciono. È il tempo che manca. Però no, cosa free? Che succede? Scusate, io ho 9 ore di live alle spalle. C'ho un attimo i riflessi lenti. Quindi mi dovete spiegare bene le cose. Se no non ci arrivo. Non sono lenti, sono lentissimi. Ma che posso di merda è?
Alla fine zompettando, zompettando, eh? E quindi? No, vabbè, ma i bobbling che mi lanciano i sasso rock, no, eh. Devastante. Quindi scappano dopo un po'. Volta che si gioca a Zelda si crea il momento confessione. Ma mo che sarà il momento confessione? Ma mo che è il momento confessione? Raga, scusate, inizio sempre stanca. Cioè, in realtà ci sono, eh. Ci sono. Però il cervello si sta spengendo. Se si vuole in parte seguire la lore. Skyward Sword. Ocarina of Time, Majora's Mask. Tutti, praticamente. Tutti. No, io sono Breath of the Wild. Cioè, ho giocato solo Breath of the Wild. E questo. Poi lo so che sono usciti per Switch qualche remake, qualcosina. Però l'ho momentaneamente skippati per concentrarmi un pochino su questi open world. Che io sono amante degli open world. Poi io non ho il tempo di giocare gli open world. Però li gioco lo stesso. Anche se poi la chat non è molto contenta del fatto che ci metto 50 anni a finire una serie di un gioco. Però a me piace girare, a me piace esplorare. È più forte di me. Mentre tu giochi, la chat ti confessa le proprie vite. Ah. E chi è che mi ha confessato la vita? Chi è che mi ha confessato cosa? Mi sono persa la confessione. Cioè, ho sbloccato tutto tranne. Ma porco! Sopra. Ah, non a me, tra voi. Ah, ok. Allora fate. Io gioco. Non c'ho la mente per dividermi su 3-4 argomenti diversi. Non ce la faccio. Un'ora fa. Adesso no. No, in realtà sì, ma no. Non ve lo so spiegare, ok? Sono stanca, sì, ma no. Un big success. Sei tornato. Mostra Joshua l'immagine. Tiè. Ciapatela qua. Ciapatela là. Ma no, quell'altra, vabbè. Ti ringrazio, signor Spadaccino. Guardando questa immagine risulta evidente che le statue disegnate sul frammento rappresentano delle persone. Ma sono dei topi. Questa è. Una scoperta sensazionale. Non averlo di là fanno effetto, sì. In altre parole significa che delle persone abitavano il sottosuolo. Se continuiamo le ricerche troveremo altre prove. Ora, non c'è tempo da perdere. Devo tornare alle mie ricerche. Ma prima vorrei farti un regalo. Dimmi, dimmi, dammi tutto, tutto. Si tratta dei reperti della civiltà Zonavu, rinvenuti durante le ricerche. Vabbè,
Sembrano emanare uno strano potere, così ho pensato che potesse trattarsi di una qualche forma di energia. Forse ti saranno utili mentre cerchi la principessa Zelda. Portali con te. Con il tuo aiuto ho scoperto che quel frammento era in realtà la chiave per sbloccare uno dei misteri del sottosuolo. Per prima cosa cercherò in mezzo agli oggetti rinvenuti nel sottosuolo per vedere se ci sono altri frammenti. Rovili, signor Spadaccino, grazie per avermi aiutato nella ricerca. Prego. Questo. Vedi, adesso mi parla? Tu che ti rivolgi a me. Sono l'essere che riporta tutti i Pooh all'altro mondo. I Pooh sono poveri esseri che hanno smarrito la via di casa e vagano nelle profondità della terra. Bene, male, sono futili concetti di menti limitate. Gli spiriti erranti non rientrano in tale distinzione. Ecco qua un Pooh. È indubbiamente un Pooh. Ho riportato lo spirito smarrito nell'altro mondo, dove è giusto che sia. Mi venivano trasportato in superficie e non potevo riportare Pooh all'altro mondo. E se ce l'ho fatta è tutto merito tuo. Accetto questo. Un grumo di oscurità. Ah, resistenza al miasma. Se mi offri altri Pooh, ti ricompenserò adeguatamente. 10 Pooh. 16 Pooh. 150 Pooh. Allora, io mi prendo un po' di grumi e puntiamo alla tunica. Puntiamo alla tunica. Non so quando, non so come, però puntiamo alla tunica. Allora, volevo controllare una cosa. Step. Esattamente. Ma parli dell'isola... Di quale isola parli? Che non potevi tornare. Ah, della prima isola? Di quella su. Ma era uno sputallo di isola. Allora ci si può tornare, io sapevo che non si poteva in quello in cielo. Sì. Ma tipo provare prima di resettare le run. Molto interessante. È arrivata solo al primo stallaggio. Io non ci sono andata al primo stallaggio. Vabbè, ma le run sono molto personali, nel senso, io sono finita da una parte, tu puoi tranquillamente finire da un'altra e avere lo stesso tempo di gioco. Perché letteralmente Zelda funziona così.
Allora, io adesso se riuscissi a ricordarmi la forgia dove sta. Ah, grotta mineraria. Fammi vedere se era quella. Volevo provare a scambiare i nuclei. Ne aveva forgiati altri. Ma non è questa. Ci sono andata prima. Un genio sono, eh? Non mi ricordo. Sarà questo? Aiuto. No, prima del sagrario delle neve ci stanno le pallette. Ci stanno le pallette. Sono fine in una spiaggia. Ma questo è il raffinatore. No, no, ho capito cos'è il raffinatore. No. Quello che c'aveva la bancarella. Mi sa che è qua. Mi sa che è lì e non lo segnano, non so perché. Una clava con un tronco attaccato. Ah, guarda, sono fortissimi i golem a appiccicare le cose. Sono proprio forti, appiccicano di tutto. Sì, mi sa proprio che era lì. Il momento migliore è stato il cartello. Quello è stato meraviglioso. Con a crocco dei 3 pezzi di legno. Super soddisfatto. Boh. Boh, meraviglioso, meraviglioso. E invece non è neanche qua. Oh, raga, vi giuro in modo di matto. Sembra strano, però è tutto segnato. Mo' quel negozio non è segnato? Questo è il generatore di cellule. Questo è quello che raffina.
so che è 3 volte che mi teletrasporto là. Però letteralmente il raffinatore a me serviva. Quello che raffinava le cose. Cioè, e poi quando mi butto, non mi sembra lui. Pubblicità di SmackDown, come sta andando la puntata? Qua sotto. Ora ricordo. Ora ricordo. Che sciocchina. Sciocchina. Perché questo era fino a ogni tot, capito? Quindi di tanto passarci fa sì che accumuli questi materiali che ti servono per le celle. Corby sciusciato 2 secondi da Grimes. Allora, torniamo di sotto, va? Andiamo. Non lo so, dove andiamo? Dove andiamo? Boh. Diario di viaggio. Ok. Completata. In cerca di Zelda. Il castello sospeso. Ok. Fenomeni, quindi è questa. Questa. Perfetto, perfetto. Però come vi dicevo, io ho una voglia matta di andare a vedere il villaggio Finiterra, se esiste ancora, se non esiste più, e la casa di Zelda, di Link. Quindi io esploriamo da quella parte. Vediamo che succede. Se trovo qualcosa. Allora, mettiamo un puntino. Diciamo qua. Più o meno. Poi tocca guardare con gli occhi. Qui abbiamo dei bobbling. Calusottella. Pure roppa hanno fatto, però place incredibile.
Bene, molto bene. Prendo le sfere o il cristallo? Il cristallo, quello celestino, tipo triangolare. Il trivellone Goblin! Mi stai spoilerando tutto, mister. Come, oh, mi hai già bocciato la spia? Non è possibile. Hai visto male. Hai visto malissimo. Mi fanno ridere questi boblin con sti corni qua così. La direzione giusta è questa. Styles sempre il migliore. Ma i colossi sacri, ma li hanno smantellati? Pensione. Ecco, dall'alto si vedono un sacco queste robe. Boh. Per ora un cazzo di niente all'orizzonte. Vogliamo riprovare a fare la macchina? Comunque tra la macchina e il cartello non so qual è stato il momento più alto. Sono due momenti incredibili. Non so cos'è. La metto lo stesso. Ah, una bomba. Ok. Come faccio
faceva sapere che era una cazzo di bomba io. C'è scritto bomba sopra. Grazie, una volta che mi è scoppiato in faccia so brava pure io a dire che è una bomba. Ma prima era una cazzo di palla e basta. Dov'è il tuo amico? Sì, a Fanculonia. Guarda, rimani lontano dal tuo amico. Tranquillo. Finalmente quelle gelatine servono a qualcosa, qualcosa di molto importante tra l'altro. Quindi li vai a cercare i gelatini. Prima li schivavi di brutto. Minchia, cattivo lui. Devo seguire i consigli. Ok. Va bene, maestro. Molto bene. Non dobbiamo lasciarci confondere. Fortissima. Hai proteggiato tutte le tecniche. Minchia, che tecniche. Le tecniche segrete. Segretissime che non conosce nessuno. Ho un po' fame. Ho un po' fame. Ovviamente era solo voglia di patatine. Purificami. Finita patatina. Due visa ne abbiamo. Bene. Ho notato solo ora che il link è un tattoo samoano su di lui.
Tranquillo, non è l'incipit del gioco. Tranquillo. Se l'è fatto perché gli andava, gli piaceva. È diventato fan di Roman Reigns, ha detto, oh, boh, dai. Letteralmente non è la prima cosa che ti fa vedere il gioco. Ho un'impressione. Sono una pazzia su Zelda, ho appena spostato un Korogu e parlato da un amico. Sembra viaggiato su una specie di culla. È uno zaino. E tranquilla, fra un po'. Reverto! Eh no, Reverto per. C'è un altro po' mi schiacciava. Dicevo tranquilla, fra un po' lo odierai perché letteralmente ce ne sono 250 miliardi di questi frignetti che si perdono. Corno di Bobbling Blue. Fatto un bordello. Troia, quello là. Ma è devastato. Ma perché i bobbling, i grubbling, e tutte cose sono diventati tutti connuti? Cioè, chi c'ha un corno solo? Chi c'hanno due corna? Chi c'ha la spada al posto del corno? C'è stata questa evoluzione di corni. Boh, non ho capito. Pomodorini. Letteralmente troppo debole per qualsiasi battaglia. Se non uso, utilizzo. Se non utilizzo cose. Ok. Basta saperlo. Buttati proprio, eh. Ma lasciamoli sta, visto che dobbiamo sprecare un botto di risorse. Oh, santa pazienza che me ci vuole con me stessa. Io adoro i Korogu, che in realtà parte la vecchia lore di Link, cioè i nipoti dei Kokiri, che non so cosa diavolo siano. Però in generale sì, sono molto carini i Korogu. Sono carini, dà soddisfazione trovarli. Scusa, ma quel coso?
Che cosa gli sta portando a spasso? Un bobbling? Non lo prenderai mai così. Ma queste rovine che sono sempre quelle? Può cambiare tutto su Zelda, tranne le rovine della città. Bellissimo, prende danno da caduta. Qui fortissimo. Siamo l'astuzia, l'intelligenza. Usando tutto, tutto quello che ho. Clava, la clava. Sì, ti ho rubato la clava. Ah. Corno. Ah, giustamente. Son da combinare. È un tridente. È un cazzo di tridente. Wow. Wow. Mi dico per cui Link è l'unico che li vede. Che la sua amica Saria. Dico, Kiri gli ha tramandato la sua canzone. Ah, quindi c'è un fatto di lore. Di un'amicizia con una persona che gli ha passato il potere di vedere Kurogu. Carino. Cazzo però. Allora, smettiamo di ingaggiare le battaglie, perché tanto ti rompono, cioè, quindi devi stare super, super concentrata. Io dopo 2 ore di live, anzi quasi 10, ce la posso fare. E concentriamoci piuttosto, invece, qualora li becchiamo sulla strada, i sacrari, quelli sì. Così almeno iniziamo a tirar su le varie ability. Iniziamo a aumentare questa vita. Così magari non vengo one-shottata ogni 7 secondi e mezzo. Madonna, ma che vuole questo che mi insegue? Mi insegue. Allora, io punto la torre. Se vi devo dire, vi devo dire. Punto la torre. Sbaglio, in Tears of Kingdom c'è un pochino più di resistenza, Link. Di stamina. Io ora vedo ciò, non sono brava nelle battaglie. Ho paura, già d'ora dei Linnell. Ma a me piacciono le battaglie, cioè io sono una che combatte, se butta. Però non ho la testa per avere la concentrazione che merita uno start di Zelda, dove letteralmente tutti ti tolgono tantissimo e quindi devi stare concentrata. Non ce la faccio, ce la posso fare. No, non ora, tantomeno. Rovine di Adeia.
rimembro questo luogo. Non rimembro. Ilina è comunque veri boss del gioco. Ga non fa cagare. Cosa cazzo erano? Vedendo loro comprendo. Cosa cazzo erano? No, no, cosa cazzo sono? Boh, ma io bombardo fino alla fine, ma che cazzo mi frega. Scompaiono così. Ah, interessante questo drop. Ok, accetto. Avevo 4 anni che avevo Breath of the Wild e sono azzardato la battaglia con un Lina normale. Ho vinto grazie allo Stasis. Ah, anch'io li fai dopo con lo Stasis. E mo si attaccavo perché lo Stasis non c'è più. Parapunzi punzi pu. Lo Stasis era carino da utilizzare ogni tanto nelle battaglie. Niente. No, ma non penso. Ah, ok, abbiamo uno slot. Andiamo. Lo Stasis è carino. C'è poco da dire e poco da fare. È carina come meccanica. Non è neanche più di tanto sgrava perché i secondi in cui rimangono bloccati i nemici forti sono davvero pochi. Però puoi farti quella tattica simpatica. Torre! Io volevo solo vedere che c'era dentro. Porco due, era aperto.
Sei il coda, che ci fai in un posto simile? Puoi darmi una mano? Ho attivato una trappola delle rovine, adesso sono bloccato qui. È un vero pasticcio. Riesci a vedere quell'interruttore? Da lì si può entrare nella grotta. La strada che avevo preso anch'io. Ho capito, te so. So manco come uscimo. Niente, non esco io. No, l'unica cosa è fa antitrasporto. Porco, ritorno indietro. No, ma ci deve essere una strada. Giustamente non passa. Non ce la fa passare. Niente. Mi sono fregata da sola. Ok, mi sono fregata da sola. Non sapevo che il pozzo andava giù. Porco del porco. Come potevo sapere che il pozzo andava giù? C'erano pure sull'altro Zelda i pozzi, ma non andavano giù. Ma chi t'ha chiesto, Alex? Ma chi t'ha chiesto, Alex? Sai che l'amico è in direzione che devo andare io. No, non è in direzione in cui devo andare, quindi ti attacchi. Allora, io riprovo la fabbricazione di questo veicolo, magari senza aggiunta di bomba. Ma mi prende in giro? Con me sopra no? Saranno due ventole per Link, la Madonna! Ho due ventole, manco ci stanno.
hanno l'inventario, Ormai ci proviamo, ci siamo, ci proviamo. Va un po' a cazzo di cane, eh. Ma perché non c'è un vero sistema di... Volevo andare dall'altra parte. Niente. Non c'è un sistema per direzionare le cose. È un problema, perché io posso pure fare il... la macchinina, però poi non riesco a guidarla. Ah, avete fatto la live reaction di SmackDown e mo mi fate il raid. Ai ai ai, e chi se lo aspettava? Ragazzi, benvenuti. Come state? Come state? Grazie Mike, grazie, grazie mille, caro. Com'è stato SmackDown? Non me l'hanno un po' spoilerato in chat. Fa niente. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Ciao, ciao carissimo. Come va, come va, come va? Com'è stato SmackDown? Grandissima puntata, sono contenta. Gioco di equilibrio. È già che mi mettono il tronco, signori. Mi sono allenata io coi tronchi, eh. Beh, se vede, se, ve, se vede. Che mi sono allenata coi tronchi. Perfetto. Più o meno. Più o meno, più o meno che più. Ok. Boh, io me lo porto dietro. Perché sicuro mi serve. Ma sicuro come la fame che mi serve. Allora, questo lo prendi e lo attacchi qua. Lo volevo dritto, veramente. Veramente. Ok. Eccolo. Eccolo. E mo. Toccami. Eh sì, vabbè, buongiorno. Ma non. Non se può. Ah, ma devo fare una struttura. Una struttura astratta. Gesù. Sì. Dai, ci si può fare. Se lo azzecco a primo colpo, spacco tutto. Spacco tutto. Sappiatelo. Sappiatelo. Styles, Styles, grandissimo Styles. Vedremo. Non riesco a girarla. No. No. Potrebbe andare.
tutto sommato regge. Tutto sommato si tiene in piedi dopo il cartello di prima. Io mi affido a tutto. Questa può funzionare, io lo so. Io lo so che può funzionare. Ma è Link il problema. Tesoro, tesoro, tesoro. Attaccati, attaccati ovunque. Piano, 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 piano. Mo fammo tipo catapulto. Link, il grande eroe. Gioca chi i tronchi, ok? Buona la prima. Ma so troppo forte a creare le strutture. Cioè, ma le strutture che creo io. Ma sono un'opera d'arte. Cioè, una roba mai vista prima. Una roba che tu la vedi e dici... è performance. Pazzesco. Pazzesco. Ma sono un'architetta mancata. Ti giuro. Picasso, levate. Ma... io so proprio... Madonna, madonna, cioè è pure roteante, capito? Cioè, pure il ponte roteante! E mo, ste cose, ma che mi servono? Scusatemi. Sono arrivata! Ah no, non sono arrivata manco per il cazzo. Straordinario, straordinario. Comunque, i ragazzotti del raid che stavano vedendo SmackDown. Capisco, l'orario è brutto. Io c'ho ancora... brutte ore da fare. Quindi ve capisco. Vorrei andando pure io. Però in realtà vorrei anche continuare a giocare. Sentimenti contrastanti. Sì, sì. Ma questo gioco è devastante. Quindi buonanotte per chi è qua mezzo addormentato. E fra poco andrà nel lettuccio caldo. Nel lettuccio caldo. Quasi quasi accoppavo Link, ma va bene lo stesso. Ma chi è la maga dei tronchi? Chi è la maga dei tronchi? Chi è la maga dei tronchi? Perché a me non mi va di rifarlo da capo. Ah, mi stanno dicendo fai una zattera. Ma chi se ne cura la zattera? Ma fai un ponte lungo lungo, sti gran cazzi. Tiè. Farà il ponte di tronchi più lungo del mondo. Guinness World Record. Arriva? Donna santissima! Diciamo che c'è da aggiungere. È troppo corto. Ma non ti preoccupare, abbiamo un sacco di materiale. No, no, a noi le cose storte non ci piacciono. Deve essere bello dritto. Perfetto! Il ponte sullo stretto. O vengo a fa io, o vengo a fa. Ci metto due tronchi. Un po' di super attack. O vengo a fa io il ponte sullo stretto. Calcola il progetto. È questo. Esattamente questo. Guarda, guarda, guarda. Come lo sventolo così nel nulla. Oh, è ancora troppo corto. Ma scusa, eh. Con Giovanni muoio un po' de con la vinilica. Attacco un pezzo grosso. Avevo fatto la barchetta e ero già arrivata praticamente. Ma no, io devo fare il ponte con i tronchi perché sono stupida. Ok. Madonna raga. Manco riesce più a tirarlo su. Non si addrizza più. Troppo, troppo. Ma sparecchio i nemici con questo, eh.
Ma dai! Ma scusami! Ma no! Ma ci arriva! Dai, ma non è possibile! Ma non è possibile! Ma scusami! Vai! Ma abbondiamo! Tanto è tutto a gratis! Vai! Stai fermo però, devi... Questo è il... capito? È il fermo. Morolla il ponte! No, no, ci ho messo il perno, ci ho messo. Mogadi, è nota Link, mica è rincoglionito. Cioè, sì, però non così tanto. Tiesce, corro pure. Il master of the pont. Tiè. Poi, vedi com'è bello sto ponte? Comodo, è pratico questo. Aspetta, mi sa che devo. Staccati. Ok, fermati, troppo. Perfetto, dicevo, è pratico perché tu lo prendi, lo sposti a seconda di dove devi andare, capito? È pratico. Praticità, ragazzi, questa è importante. Le cose devono essere pratiche. Se non sono pratiche, non vanno bene, non meritano i vostri soldi. Tiè, olè. La barchetta, ma che ci fregano dalla barchetta? Uno scudo chiodato. C'ha gli chiodi, incredibile. E la Madonna, c'ho un cazzo fa. C'ho un cazzo fa sulla schiena, che bello. Olè. Che soluzione comoda per questo sacrario. La barchetta avevo fatto mezz'ora fa, però non sarebbe venuto così bene. Attento a non far esplodere la mappa. Io faccio esplodere cose. Ho fatto una macchina e dopo 2 secondi era incendiata. Perché ho sbagliato l'arma con cui attivarla, gli ho dato fuoco. Però questo non vuol dire che io faccio i danni. È successo. Ma io non vuol dire che faccio sempre i danni. È successo. Mi dispiace tu per me. Non ci saremmo arrivati a nuoto. No, a nuoto non ci saremmo arrivati. Questa è una stronzata, vedi? Le berrette. Eh sì, ma io so, ho appena iniziato il gioco, non c'ho niente. Non c'ho letteralmente nulla. Parapapà, mi prude la schiena. Un portacuore. Ne abbiamo già 4 di emblemi. Di sfere, anzi. Di sfere, di sfere. Molto contenta. Il cane mi ha detto vaffanculo, io dormo. Tu fai come ti pare. La cosa bella è che mi è passato il sonno.
Una volta c'era Gaston. Io ho uno dei miei quattro gatti che dorme su di me. Io c'ho lei che mi dorme addosso, il cane. Da loro sono ancora vivi. Incredibile. Sto con occhio aperto e l'altro chiuso. Vedi, di tenerli tutti e due aperti perché io qua da sola non ci rimango, eh. Mi chiamo Terry. Sì. Ma è carissimo! Beh, un bastardo! C'è i prezzi più alti! C'è i prezzi più alti! Allestimento! Non sono un membro, non sono un membro. È aperto solo ai membri. No, so già tutto. No! Va bene così. Alloggi, registri, assegniamo un punto. Ah, Madonna, ma è tutto un collezionabile. I pu, i coromu, i punti, i ticket. Tutto. Che stai a cercare? Perdona, mi ero distratto. C'è un gruppo di buongustai. Un piatto appreso dalla principessa Zelda in persona. Io non vedo niente. Santuario che starta Breath of the Wild. È a rampeggio. Questa era carina. Questa era davvero carina. No, devo andare lì. Mi dispiace. Piani, piani saltati. Devo andare lì per prendere la Red Bull. A me non piace.